pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport. Anche oggi continueremo a parlare di Bari, tante le notizie, ovviamente proiettandoci a quello che sarà l'anticipo di sabato, Paganese-Bari, di certo un incontro importante per capire se questo Bari può garantire continuità. Avremo anche tanti ospiti, avremo anche le parole di Gigi Frattali, il numero uno dell'SSC Bari, però vado subito a dare il benvenuto a un ospite che sono molto molto contenta di rivedere sui nostri schermi, purtroppo ancora a distanza. Antonello Valentini, ex direttore generale della PGC, ben ritrovato. Ciao, buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, buona giornata. Insomma, ci eravamo ripromessi di rivederci da vicino, purtroppo la pandemia ci sta imponendo ancora la distanza. Innanzitutto ti chiedo come stai, Antonello. Insomma, un po' in ansia come tutti, perché non è un bel periodo, questo maledetto incubo del Covid ci sta rubando un pezzo di vita, soprattutto a chi non è più giovanissimo come me. E quindi si vive con un po' di ansia, un po' di apprensione, bisogna essere molto responsabili. Io sono preoccupato di queste prossime festività che tutti vogliamo, vuol dire, passare allegramente, ma proprio per passare allegramente e soprattutto per avere un futuro immediato più sereno bisogna essere molto molto prudenti. L'estate dovrebbe averci insegnato qualcosa, no? Se pensi che stiamo a discutere se si deve sciare o meno, non mi pare che abbia insegnato tantissimo. Infatti, il condizionale infatti era utilizzato apposta, proprio perché è vero, bisogna avere prudenza, è un momento, forse spesso ce lo si dimentica purtroppo, no? Il momento che stiamo vivendo, però poi ci sono i numeri e ci sono i casi che ci ricordano che cosa stiamo vivendo e che ci portano poi alla realtà. A proposito di questo, c'è una novità che non è proprio piacevole in casa Bari, perché l'unico giocatore risultato positivo, parliamo di Alessandro Minelli, poi si è negativizzato, però ha riscontrato problemi cardiologici, questo dall'ultimo esame che è stato effettuato, da un ultimo elettrocardiogramma effettuato sul ragazzo, per cui non potrà effettuare attività agonistica per un mese intero, dovrà stare lontano dal campo. Ecco perché bisogna avere prudenza, no Antonello? Perché poi non sai mai come ti prende, parliamo di un giovanissimo, parliamo di un atleta e parliamo di una conseguenza dovuta dal Covid che ha beccato proprio lui. Sì, ho letto questa notizia, mi dispiace molto per Minelli, gli faccio il più cordiale, affettuoso in bocca al lupo. Questa è la dimostrazione che siamo di fronte a un nemico invisibile ma terribile, che colpisce a tutte le età e colpisce nei punti deboli ovviamente. Quindi probabilmente il povero Minelli aveva qualche cosa che non funzionava benissimo a livello cardiaco ed è sui punti deboli che purtroppo questa terribile malattia va a colpire. Io mi auguro che si risolva tutto nel migliore dei modi naturalmente, ma è un ulteriore monito per tutti, giovani e meno giovani, a essere responsabili, insomma, e prudenti. Antonello, quanto sta incidendo questo virus sul mondo del calcio, sulla preparazione atletica, sull'aspetto fisico, su quello mentale, sui tempi e sulle partite che poi questi giocatori a tutti i livelli stanno affrontando settimana per settimana? Ma sta incidendo su tutto. Io lascerei in ultima analisi l'aspetto economico, non perché sia secondario, anzi, ma perché forse è quello dove ci si può, come dire, arrangiare meglio. Mi preoccuperei innanzitutto dell'aspetto fisico, dei giocatori e di tutti quelli che ruotano attorno al mondo del calcio, dell'aspetto psicologico e mentale, che ovviamente pesa dal punto di vista del contraccolpo psicologico su tutti noi e a maggior ragione su chi voglio dire fa il professionista dello sport, del calcio in questo caso, quindi trasferte, allenamenti, viaggi, alberghi, pullman, aerei, tutto quello che questo comporta. E ovviamente si tratta di un'altra stagione, almeno per il momento, anomala, che non vuol dire falsata, perché io non credo a queste analisi che sono abbastanza frettolose e qualche volta interessate, ma certamente una stagione anomala e con ritmi frenetici. Adesso non parlo tanto della Serie C, ma se voi pensate
alle nazionali e soprattutto alle squadre di club, quelle impegnate in modo particolare nelle coppe europee, e qui si vive con un po' con la valigia in mano, perché ci si muove, ci si sposta continuamente, si gioca ogni 3 giorni, e un po' con l'angoscia di scansare il Covid. Questo ovviamente determina una mancanza di allenamenti per i tecnici, che non possono svolgere appieno il loro lavoro e devono essere così bravi, intelligenti e realisti da gestire una situazione certamente difficile e di particolare tensione. Chiudiamo la parentesi Covid, ci proiettiamo sul Bari, no? Ci concentriamo sul Bari, lo facciamo però tra pochissimo, ci prendiamo davvero qualche istante di pausa ricordando comunque ai nostri telespettatori che siamo in diretta anche sulle nostre pagine Facebook, quindi potete scrivere lì le vostre domande, i vostri commenti, li leggeremo in diretta tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Eco App, la city car più conveniente del momento. Per i mesi di ottobre e novembre, tu a 99 euro al mese con i primi 25.000 chilometri gratis. Scopri presso la nostra sede, nelle stazioni di servizio del gruppo Dils, i dettagli dell'iniziativa. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.000 a 300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Da Dr. Phone puoi far riparare il tuo iPhone o altri dispositivi, massimo 30 minuti da tecnici di grande professionalità. Da Dr. Phone inoltre puoi trovare in vendita prodotti nuovi, usati e ricondizionati. Dr. Phone puoi trovarlo a Bari in via Giuseppe Fanelli al numero 206/33. Ogni casa ha un numero e una storia da raccontare. Ma le storie non sono tutte belle. Alcune, le più difficili, spesso riguardano le bambine, i bambini o gli adolescenti. Per queste storie esiste un numero. È il 114, Emergenza Infanzia, il numero di pubblica utilità. Gratuito e attivo 24 ore su 24 per chiedere aiuto o segnalare problemi nei casi di violenza sui minori. Non aspettare, contatta il 114 per telefono o con l'app o con WhatsApp. Riscrivi la tua storia.
E rieccoci in diretta con il Bianco e Rosso TV Sport. Ci stiamo facendo una piacevole chiacchierata con Antonello Valentini. Tra l'altro stanno arrivando tantissimi messaggi per Minelli. Ovviamente i tifosi lo rivogliono in campo il prima possibile. Arrivando al Bari, Antonello, come lo stai vedendo questo Bari? Ma intanto ti devo dire che, come sai, io vivo a Roma da 30 anni, ma sono abbonato ai Rebel Sport, con tutti i problemi che abbiamo vissuto di Rebel Sport, e comunque lo seguo il Bari, perché sono passioni che nascono da ragazzo. Si può, nella vita si può cambiare casa, lavoro, città, la moglie, ma la squadra del cuore rimane quella. E quindi lo seguo con grande passione, con grande attaccamento. Non mi piacciono i fanatismi, io non sono di quelli, ogni tanto leggo questi slogan un po' consunti: il Bari si ama, non si discute. No, il Bari si ama e si discute, perché altrimenti non capisco questo tipo di atteggiamento. Io devo dire che l'ultima partita è stata forse la più convincente di questo inizio di stagione. Il Bari paga due grandi flop, che sono quelli del derby con il Foggia, vinto legittimamente con pieno merito dal Foggia, dove abbiamo giocato una brutta partita, e la sconfitta in casa con la Ternana, che, ti devo dire la verità, mi ha fatto un'ottima impressione come solidità, come lucidità, come velocità di gioco. Noi non abbiamo niente da invidiare alla Ternana, secondo me la partita di domenica lo ha dimostrato. Abbiamo fatto una gara che poteva concludersi tranquillamente 2-0, 3-0, non è questo il problema, ma mi è piaciuta sul piano del carattere, della grinta, della capacità di fare pressing e di togliere respiro alla squadra avversaria. Poi è chiaro che non bastano le prodezze di Antenucci, che ha fatto anche domenica un gol straordinario. Bisogna arrivare al gol con un maggior numero di occasioni e di protagonisti, e da questo punto di vista Auteri certamente non ha niente da imparare, almeno da me, però credo che il Bari vada ancora troppo per vie centrali, e che forse avere invece due cursori sulle fasce laterali che vadano a crossare dal fondo, perché i traversoni dalla metà campo sono palle della difesa avversaria, fai un favore agli avversari. Allora devi andare sul fondo e mettere la palla in mezzo, come si dice, e questa è l'unica cosa che mette in difficoltà portiere e difesa dell'avversario. Ecco, da questo punto di vista credo che il Bari debba crescere, possa crescere. Ho visto dei giocatori in progresso, uno su tutti, voglio citare Maita, che mi è sembrato un innesto molto significativo nel centrocampo barese. Poi la difesa ormai è abbastanza consolidata. Io mi auguro che dopo questi due brutti scivoloni, Foggia e in casa con la Ternana, il Bari possa riprendere la marcia, perché noi dobbiamo puntare ovviamente alla promozione diretta. Abbiamo un avversario significativo e solido come la Ternana. Non mi piacciono né i vittimismi né i piagnistei, e quindi andiamo avanti con le nostre forze cercando di migliorare la qualità del gioco. Credi che la compattezza di cui si sta parlando, no? quel famoso gruppo, la famosa squadra che si deve ancora formare, sia un elemento al momento mancante nel Bari? Ma non credo, io, insomma, ripeto, io sono un osservatore esterno, purtroppo, quindi lo vedo da appassionato e da lontano, non seguo giorno per giorno ovviamente le vicende della squadra, però mi sembra anche, certe volte ci sono dei piccoli segnali che in tutte le squadre, dalle più grandi alle più piccole, ti danno però la misura, il senso dell'unità, della compattezza, della ricerca, voglio dire, di un obiettivo, e sono le esultanze. Le esultanze sono sempre molto calorose, molto, come dire, vivaci, partono dalla panchina, partono dalla difesa per andare ad abbracciare chi ha fatto gol. Vuol dire, questi sono segnali, sono campanelli positivi, spie positive di una compattezza, di una tenuta del gruppo. Io credo che su questo il Bari debba lavorare molto, ha un organico ampio, forse anche troppo ampio, e forse con qualche lacuna, perché, ripeto, secondo me sfruttiamo troppo poco le fasce laterali, da dove invece dovrebbero partire i cross più pericolosi e più appetibili per le nostre punte.
Ad Auteri non piace molto parlare di numeri, lo stiamo conoscendo, però è ovvio che avvicinandoci poi al girone di andata, inevitabilmente anche un paragone con quelli che erano i numeri dello scorso anno, quest'anno abbiamo 4 punti in più, insomma vengono in qualche modo spontanei. Secondo te quanto fa bene questo, paragonare le annate, quanto è utile? Ma i numeri non dicono mai bugie, quindi sono tra i pochi che non dicono bugie e quindi vanno tenuti in considerazione. Certo, valgono fino a un certo punto, però voglio dire, io credo che quest'anno la squadra fin dall'inizio stia dimostrando sul campo, anche in trasferta, dove l'anno scorso non abbiamo sempre fatto delle buone figure. Io ho citato prima Foggia quest'anno, ma l'anno scorso è stato peggio in un certo senso, anche in trasferta stiamo facendo la partita, e questo è abbastanza importante per una squadra che mira in alto, anzi in altissimo, perché ricadere nell'inferno dei play-off anche quest'anno sarebbe davvero pesante e abbastanza amaro. Ecco, da questo punto di vista io credo che questa squadra, questo organico, con questo allenatore stiano invece dimostrando, se non altro, una maggiore combattività, una maggiore cattiveria agonistica, una ricerca del risultato che non può che giovare, diciamo, non solo alla classifica ma anche all'autostima e al morale di tutto l'ambiente. Io ho letto le dichiarazioni di Antenucci dopo il gol, che se l'è presa un po' con l'ambiente. Ma io capisco l'amarezza o comunque le osservazioni di Antenucci, che è un giocatore di livello superiore, però Antenucci deve sapere, e bisogna che qualcuno magari glielo ricordi, che cosa significa il Bari, che cosa significa la tifoseria del Bari, quante amarezze, quante delusioni, quante promesse mancate sono state consumate, diciamo, sulla pelle del Bari, e quindi che la tifoseria sia, non dico critica, ma come dire, guardinga e anche esigente, credo che sia abbastanza normale. E poi, per dirla tutta, a quel prezzo ci possono stare anche le critiche da assorbire e da educatamente, voglio dire, controbattere. Forse c'è l'effetto megafono, no? Anche legato ai commenti social e al fatto che quest'anno purtroppo il legame tra tifoseria e squadra può avvenire soltanto attraverso quello. Insomma, sui social un po' si scatenano, certo, di tutto. Certo, i social a tutti i livelli, non soltanto per il calcio, certo, sono veramente un problema. Però io voglio ricordare, ho letto, perché insomma seguo abbastanza, quanti tifosi del Bari hanno rinunciato a chiedere il rimborso dell'abbonamento dell'anno scorso. Beh, questi sono segnali che da Antenucci al presidente e a tutti i giocatori devono tenere presente, perché sono segnali di un attaccamento, di una passione in tempi magri e piuttosto difficili per tutti. Antonello, prima di salutarci, ti chiedo, insomma, in questa settimana in cui si continua a ricordare inevitabilmente, no, il genio di Maradona, lo si è fatto la scorsa settimana in questi giorni sui campi, ma lo si continua a fare in qualunque modo possibile. Ti chiedo un ricordo da uomo di calcio legato a Maradona. Ma Maradona è stato certamente, non ho bisogno di dirlo, il più grande giocatore a cui abbiamo visto fare delle cose incredibili. Io ricordo, legato a un episodio della Nazionale del 1990, noi con la Nazionale eravamo in ritiro ai Castelli Romani, a Marino, all'Elio Cabala. Io ero allora responsabile dell'ufficio stampa e delle relazioni esterne della Nazionale, pensa quanto sono vecchio. Stiamo parlando del 1990, e a un certo punto, un pomeriggio, mi chiamò dalla portineria, la vigilanza, e mi disse: guardi, qui alla porta c'è Maradona. Dico: come Maradona? Dice: sì, c'è il signor Maradona. Dico: vabbè, lo faccio entrare, ci mancherebbe altro. Insomma, Maradona aveva preso la macchina, l'Argentina era in ritiro a Trigoria, non lontanissimo dai Castelli Romani, il centro federale, il centro tecnico, scusatemi, della Roma, era venuto a trovare i suoi compagni di squadra. Lì c'erano Ciro Ferrara, c'era Fernando De Napoli e c'era soprattutto un uomo chiave del Napoli di allora, che era Salvatore Carmando, il massaggiatore del Napoli e della Nazionale, e il suo, come dire, uomo di fiducia. E lui stemmo lì un'oretta abbondante a chiacchierare con Maradona, che voleva soltanto, come dire, confermare, testimoniare la sua
la sua amicizia, il suo affetto per i suoi compagni di squadra. Poi ovviamente Maradona si rifece in qualche maniera nella semifinale di Napoli, perché con molta scaltrezza andò a toccare una corda molto sensibile dei napoletani, dicendo: io oggi che c'è Italia-Argentina vi vengono a chiedere aiuto, calore, applausi di tifare per l'Italia, per tutto il resto dell'anno voi napoletani vi schifano e vi trattano come la feccia dell'umanità. E lì ovviamente i napoletani, non è vero che fecero il tifo contro la nazionale italiana, questo va detto, perché sennò si raccontano delle fesserie, però certamente Maradona creò un piccolo smottamento nei cuori e nei sentimenti dei napoletani. Poi, se mi permetti, se hai un minuto, vai, a proposito del Bari, io volevo approfittare della trasmissione tua, che è così seguita, per precisare una cosa che ieri ho detto in un'intervista al Corriere dello Sport, sì, dove il titolo dell'intervista, "La Procura federale non interverrà", tradisce, ovviamente, come spesso, troppo spesso accade nei giornali, il titolo tradisce il mio pensiero, che invece è riportato correttamente da Antonio Guido nell'intervista. Io non ho mai detto che la Procura federale non interverrà a proposito dell'esposto di Francesco Ghirelli dopo le dichiarazioni di Auteri sui presunti favori o sul calendario particolarmente favorevole per la Ternana. Io ho detto, e confermo la mia opinione, che il presidente della Lega, secondo me, ha preso un'iniziativa sgradevole, inopportuna e frettolosa. La Procura federale non potrà non intervenire, perché quando riceve un esposto deve ovviamente analizzarlo, potrà decidere di archiviare in istruttoria, potrà decidere di archiviare dopo aver sentito Auteri, come io mi auguro, la cosa spero che si chiuda così, perché Auteri non ha offeso nessuno, e il diritto di critica credo che debba essere garantito, ci mancherebbe altro che tornassimo a punire reati di opinione. Però ecco, il titolo dell'intervista di ieri, "La Procura non interverrà", è forzato rispetto alle mie dichiarazioni, però resta il mio giudizio su un intervento del presidente della Lega Pro frettoloso e inopportuno, secondo me, probabilmente frutto di attriti recenti tra lo stesso Ghirelli e il presidente De Laurentiis, anche in vista delle prossime elezioni e del rinnovo delle cariche del presidente della Lega di Serie C. Sei stato chiaro come sempre, anche intellettualmente onesto, ma non c'è bisogno che te lo dica io. Grazie mille, no, ad Antonello, grazie. Valentini, ex direttore generale, ciao, della PGC, per essere stato con noi. Grazie a tutti, ciao, buon lavoro, ciao. E noi ci fermiamo ancora per qualche istante, perché restate con noi, perché abbiamo le dichiarazioni di Frattalli e poi continueremo a parlare di Bari insieme a un grandissimo tifoso, Antonio Palumbo, anche grandissimo tifoso di San Nicola, e si avvicina, ne parliamo tra poco. Prosepe Pasticceri. È un peccato non cedere alle tentazioni. Dolci tipici della tradizione e innovazione dell'arte pasticcera. Gelateria, cioccolateria e l'irresistibile spumone artigianale. Pasticceria Prosepe, da 50 anni nel cuore di Adelfia, in via Vittorio Alfieri 42. E non rinunciare all'irresistibile panettone e pandoro. 12 ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Ter Tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Eco App, la city car più conveniente del momento. Per i mesi di ottobre e novembre tu hai 99 euro al mese con i primi 25.000 chilometri gratis. Scopri presso la nostra sede, nelle stazioni di servizio del gruppo Dils, i dettagli dell'iniziativa.
CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4. Tecnologia Hybrid, tua da 12.300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Dalle migliori torrefazioni artigianali italiane confezioniamo cialde e capsule di altissima qualità per preparare a casa o in ufficio il caffè come al bar. Cialde e capsule per Caffitali, Dolce Gusto, Nespresso, Lavazza, Bialetti e molti altri a prezzi eccezionali. 101 Caffè e a Capurso, in via Madonna del Pozzo 172. E rieccoci in diretta, ovviamente ci stanno arrivando tantissimi messaggi e vi avevo promesso che li avrei letti in diretta, però saluto davvero tutti quelli che ci stanno scrivendo, anche tanti messaggi per Antonello Valentini. C'è qualcuno che ci chiede del presidente. Noi quando siamo allo stadio e quando siamo comunque in diretta la domenica ve lo raccontiamo sempre, perché è un presidente presente, non si perde davvero una partita. Domenica era al San Nicola, ovviamente cerchiamo anche di raccogliere le sue dichiarazioni e lo faremo presto, come sempre spesso facciamo sui nostri canali, che sono poi i canali ufficiali della SSC Bari. Vado a salutare subito Antonio Palumbo, come stai? Buongiorno a tutti, sto bene. E ti vedo bene, in questo dai. Momento, sì. Visto come stanno andando le cose, mi posso ritenere fortunato, sto bene, grazie. Antonio, facciamo una cosa, andiamo a sentire insieme le dichiarazioni di Gigi Frattali, e lui la voce protagonista di questa puntata, andiamo ad ascoltare l'intervista di Cristian Siciliani, così poi le commentiamo insieme. Gigi, intanto ancora auguri per i tuoi 35 anni, che compleanno è stato? 25, ho sbagliato 10 anni. No, un plano un po' tipico, non si è potuto festeggiare più di tanto, però in questo momento va bene così. La vittoria contro il Catanzaro può essere un punto di svolta? Ma guarda, noi stiamo lavorando bene, penso che lavorando così è normale che prima o poi ci sia questa svolta, ma comunque secondo me anche le altre partite non abbiamo fatto male, anzi. Poi per come è venuta la partita del Catanzaro sicuramente... ci darà ancora più forza per affrontare le prossime partite, perché comunque abbiamo dimostrato di essere solidi, di essere aggressivi, tutto quello che il mister ci ha sempre chiesto, e speriamo di continuare così. Due gare intanto senza subire reti, Gigi, segno di una ritrovata solidità? Ma guarda Cristian, ti dico, noi le ultime partite, a parte la partita con la Ternana, abbiamo preso gol, solo due gol su rigore, uno sotto rete. Abbiamo mantenuto la porta inviolata per 4-5 partite, quindi secondo me questa solidità, ho detto, tolta la partita con la Ternana che è stata un po' una partita storta, c'è sempre stata, quindi siamo soddisfatti perché stiamo lavorando bene, stiamo facendo quello che il mister ci chiede, speriamo di poter continuare così. Poi è normale, per un portiere non prendere gol è sempre bello, quindi speriamo di poter continuare su questa strada. Voi senatori avvertite una maggiore responsabilità? Quando siamo scesi da categorie superiori
non siamo scesi tanto per, ma con l'obiettivo di poter tornare il prima possibile, prima in Serie B, poi diciamo poi si guarderà, però devo dire la verità, io sono molto fiducioso quest'anno. In questo momento abbiamo una squadra davanti che sta tenendo un ritmo pazzesco, però noi dobbiamo pensare a noi, non guardare le altre, pensare a giocare e partita per partita cercare di vincerla. Quindi senza guardare a lungo termine, senza guardare le altre. La prossima partita c'era la Paganese, dobbiamo pensare a vincere quella. Dovremmo giocare col coltello tra i denti prima di tutto, pareggiare la loro cattiveria agonistica e poi sicuramente le nostre caratteristiche usciranno fuori. Hai stilato una sorta, no, di tabella di marcia sino alla sosta di Natale. Gigi, dove vorresti trovarti? Al momento i punti dalla Ternana sono 7, però il Bari ha in meno. No, dicevo prima, Cristian, noi dobbiamo pensare partita per partita e vincere quella con la Paganese, basta. Perché già ci sono passato negli altri anni, non solo a Bari, ma anche altre parti, anche quando era a Parma, in C, che c'era il Venezia che vinceva sempre. O lo stesso l'anno che abbiamo vinto la B, pensare agli altri, diciamo, ti toglie solo energie, perché poi magari ti aspetti un passo falso e loro vincono, quindi sprechi energie nervose e mentali che in questo momento non serve. Noi dobbiamo fare, sono 4 partite, dobbiamo cercare volta per volta di cercare di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo le somme, quindi ora concentrati sulla Paganese e basta, le altre cose non ci interessano. E queste le dichiarazioni di Gigi Frattali, che si è allenato insieme ai suoi compagni questa mattina sul campo della Legione Allievi della Guardia di Finanza, dove il Bari sta effettuando i suoi allenamenti. Domani si torna in campo di pomeriggio. Insomma, un Frattali fiducioso, Antonio. So che non ti perdi una partita, anche perché ci messaggiamo durante le varie dirette, le varie partite del Bari. Una buona prestazione, forse una delle migliori, quella di domenica, sì. Però bisognerà, come diceva Frattali, aspettare anche la Paganese per capire soprattutto se questo Bari può garantire continuità, no? Senti, dopo la partita con la Ternana ero veramente distrutto, soprattutto perché mi era arrivata la convinzione che il Bari non fosse ancora veramente squadra così come avevo visto la Ternana. È vero che poi è stata una partita, il risultato 3-1, insomma, è un po' falso, nel senso che sappiamo com'è andata la partita, però sicuramente la Ternana aveva dimostrato di essere sicuramente, come ho detto, più squadra. Poi già con la Casertana si è vista una bella reazione, e la partita con il Catanzaro, cioè, a mio parere, è stata la più bella partita che ha disputato il Bari quest'anno. Cioè, ho visto una squadra compatta e soprattutto finalmente dopo anni credo che abbiamo trovato i due centrali di centrocampo che fanno girare la squadra, e sto parlando di Derisio e di Maita, quindi sono molto contento. E non so se ne avete già parlato, voglio mandare un abbraccio virtuale a Minelli, perché ho sentito che oggi gli è stata sospesa l'attività agonistica perché hanno trovato un valore nell'elettrocardiogramma che ha lasciato un qualche dubbio, e quindi un grande abbraccio a questo ragazzo che è veramente di grande prospettiva. Speriamo che sia di nuovo disponibile, che possa contribuire a farci arrivare in Serie B. E noi lo aspettiamo, ovviamente, come lo aspettano tutti i tifosi, tantissimi messaggi, lo ripeto, che stanno arrivando per Alessandro Minelli. Non vediamo l'ora, insomma, di rivederlo in campo. A proposito di notizie, in casa Bari c'è stato un errore del giudice sportivo che ha squalificato, in occasione della partita con il Catanzaro, un componente, un tesserato del Bari. Viene evidenziato, anzi viene punito, secondo il giudice sportivo, per questo turno, con ovviamente la squalifica per un turno e l'ammenda di 500 euro, Luca Cacioli. In realtà il tesserato colpito dal provvedimento è Roberto Maurantonio, che è il preparatore dei portieri. In questo senso il Bari sta facendo un ricorso proprio per diciamo mettere le cose a posto. Questo insomma è per dare un'informazione a 360 gradi anche su quello che succede fuori il campo. Si avvicina San Nicola, no Antonio? Tu sei fortemente legato, ho detto prima, a un tifoso, no, di San Nicola, il San Nicola dei bambini, quello del 6 dicembre, il San Nicola comunque dei baresi. Sarà decisamente diverso, perché
non si potrà andare a messa, non si potrà fare colazione per i vicoli di Barivecchia con la cioccolata calda, con le pettole. Noi in qualche modo vi faremo comunque vivere l'emozione di San Nicola con due appuntamenti, tra pochissimo ne parleremo, però sarà un San Nicola decisamente diverso, come diversa sta diventando un po' la nostra vita in questi mesi, Antonio. Tra le altre cose che non si potranno fare, non si potrà vedere il mio film perché la data di uscita era prevista per il 3 dicembre, ma no. Quindi domani si sarebbe potuto andare al cinema e a vedere questa storia che ho raccontato, in cui partendo da Bari andiamo, seguiamo le orme del cammino che la figura di San Nicola ha fatto lungo i paesi del mondo e durante i secoli, che l'hanno portato poi a trasformarsi, a tramutarsi nel Santa Claus che tutti quanti conosciamo. E San Nicola, sì, San Nicola è il santo dei baresi, ma ho scoperto e scoprirete che non è solo il santo dei baresi, ma in realtà San Nicola è una vera e propria rockstar, è la rockstar dei santi. È adorato in tutto il mondo, e anche se la sua figura è mutata, rimane sempre fortemente il San Nicola vescovo turco, e che unisce in maniera trasversale tutto il mondo, sia quello religioso che quello non religioso. Quindi, ma la visione è solo rimandata, giusto? Come? La visione del tuo film è solo rimandata? È solo rimandata, data da destinarsi. Adesso stiamo capendo con i produttori e con i distributori come fare, se aspettare l'anno prossimo, il Natale dell'anno prossimo, per presentarlo nelle sale, oppure provare una distribuzione tramite le piattaforme e i festival. Lo stiamo capendo in questi giorni e insomma presto avrete notizie, anche perché ho una voglia pazza dopo 10 anni di farlo vedere questo film. In tanti lo stanno aspettando, compresi noi qui a Telebari, lo sai che ne abbiamo sempre parlato, quindi siamo davvero molto, tutti molto curiosi di vederlo. In qualche modo lo conosciamo già, no? Perché ce lo hai raccontato, sono anni che ce lo racconti, però ovviamente non vediamo l'ora di vedere l'opera finita, e speriamo di farlo presto. Antonio, io ti mando un grande abbraccio, ovviamente virtuale, e so che sei a Bari, ti sposterai poi a Roma, io spero che tutto si possa rimettere in marcia, in moto, anche per voi che lavorate nel mondo del cinema, nel mondo dell'arte. Un grande in bocca al lupo, a presto, eh? Crepi il lupo e forza Bari. Forza Bari sempre. Grazie ad Antonio Palumbo, nostro grande amico, regista barese. Prima di salutarci però, ecco gli appuntamenti, perché ve l'avevo anticipato per il 6 dicembre, perché come vi dicevo non vi faremo mancare il calore di quella giornata con due appuntamenti all'alba e poi nel pomeriggio. Vi diciamo tutto in questi 20 secondi. Il giorno di San Nicola vi aspettiamo domenica 6 dicembre in diretta su Telebari per seguire insieme la prima messa dell'alba alle 5 dalla Basilica di San Nicola. A partire dalle 18 saremo nuovamente insieme in diretta per la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Francesco Cacucci, sempre dalla Basilica di San Nicola, a seguire la donazione dei maritaggi e la consegna delle chiavi della città al santo da parte del sindaco Antonio De Caro, con collegamenti esterni, voci e testimonianze. Telebari è con voi nelle vostre case per farvi vivere le emozioni nel giorno di San Nicola, distanti ma sempre vicini. E lo faremo insieme a Cristina Ferrini, quindi appuntamento il 6 dicembre, appuntamento invece con il Bari domani mattina alle 8.45 come ogni giorno, e poi alle 14.30 con il Bianco e Rosso TV Sport. Intanto grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.